Allora, sei arrivato or ora al tuo parco giochi preferito e vedi un cartello enorme che annuncia una nuova giostra, la grande scala mobile. Oh! Incuriosito, segui le indicazioni e trovi una scala mobile. Cosa sono queste scale che vanno da sole e soprattutto, perché sono così diverse dalle scale normali? Bene, sali con noi e scopriamo tutto. La prima scala mobile non era in realtà un modo comodo per salire o scendere, bensì una giostra in un parco divertimenti. Nel 1895 a Coney Island, a New York, fu creata un'incredibile attrazione, mai vista prima d'ora, l'ascensore inclinato, o semplicemente le scale mobili. Sulle scale mobili di solito i corrimano si muovono più velocemente della scala, perché le ruote del cambio che guidano i corrimano vengono fatte apposta un po' più grandi del necessario. La gomma si logora nel tempo, passando su quegli ingranaggi, quindi se i corrimano si muovono alla stessa velocità dei gradini o anche più lentamente, allora sei su una scala piuttosto vecchia. Le scale mobili si muovono a velocità diverse perché hanno scopi diversi. Ad esempio, le scale mobili della metropolitana normalmente si muovono molto più velocemente di quelle dei centri commerciali, perché nella metropolitana bisogna solo arrivare o uscire in superficie il più velocemente possibile. Nei centri commerciali abbiamo invece il tempo di rilassarci e guardarci intorno, e magari comprare qualcosa. Le scale mobili più veloci del mondo si trovano ad Hong Kong. Si muovono alla velocità di 0,8 metri per secondo. I cinesi le definiscono troppo veloci. Alcune delle scale mobili sotterranee più lente si trovano sorprendentemente a New York e hanno una velocità di soli 0,45 metri al secondo. Per fare un confronto, le scale mobili del centro commerciale di solito si muovono a 0,5 metri al secondo. Parlando di centri commerciali, sicuramente hai notato che le scale mobili sono di solito distanti l'una dall'altra. Il motivo è lo stesso, per farvi guardare intorno e magari comprare qualcosa mentre si passa da una scala all'altra. Già che ci sei, guarda questo fantastico ascensore in metallo e vetro, e poi guarda di nuovo quella scala mobile noiosa. Le cabine degli ascensori possono essere decorate quanto ci piace, perché la cabina stessa è, beh, solo una cabina appesa a dei cavi. Le scale mobili sono meccanismi molto più complessi e le scale su cui ti trovi ne sono parte integrante. Esatto, stare in piedi sui gradini di una scala mobile è praticamente come essere in un orologio. Ti trovi proprio nel cuore del meccanismo. E la parte più impressionante è che sei in piedi allo stesso tempo sia all'esterno che all'interno della scala mobile. I gradini sono in realtà una cintura che gira in cerchio. Quindi mentre sei sulla parte esterna, quella interna va proprio sotto di te. E chissà, forse c'è anche qualcuno che ci sta sopra. Tornando in superficie, nella maggior parte delle città del mondo è una regola stare fermi sul lato destro delle scale mobili e camminare a sinistra. A volte i lati sono scambiati, come in Australia e in alcune città in Giappone. Ma comunque c'è sempre una parte in cui si cammina e una in cui si sta fermi. Questa regola si basa sul galateo della scala mobile. Chi non può o semplicemente non vuole camminare dovrebbe lasciar passare gli altri. A proposito, a volte succede solo sulle scale mobili che scendono perché è più facile scendere che salire. Una ricerca sociale ha dimostrato tuttavia che disporsi su entrambi i lati aumenta la capacità delle scale mobili. Cioè tutti possono andare più veloce se sono tutti fermi. Ma paradossalmente è solo una media. Quasi tutte queste ricerche non sono andate a buon fine per la regola di Galateo di cui ti ho appena parlato. Le scale mobili hanno quelle scanalature sul gradino per ragioni di sicurezza. Quando raggiungono l'estremità superiore o inferiore della scala, i gradini si appiattiscono per facilitare il passaggio. Le scanalature e il pettine alla fine aiutano a spingere gli oggetti come borse, spazzatura e i nostri piedi, per non lasciarli rimanere intrappolati tra i gradini e la piattaforma. Attenzione ai vestiti larghi, però, perché se rimangono bloccati avrai una brutta sorpresa. Le setole lungo i lati non sono lì per pulire le scarpe, sai? Questi pennelli ti fanno istintivamente allontanare dai lati, quindi ti tengono lontano dagli spazi che separano le parti in movimento e quelle ferme. Se ci si incastrano vestiti o per esempio la maniglia di una borsa, potresti rimanere bloccato e potresti danneggiare o persino rompere l'intero meccanismo. Le scale mobili continue più lunghe del mondo si trovano tutte nella città russa di San Pietroburgo. Ce ne sono tre lunghissime in diverse stazioni della metropolitana e ognuna raggiunge i 128 metri di lunghezza. Il sistema più lungo di scale mobili del mondo però è a Hong Kong. Si chiama Central Mid-Levels Escalator ed è lunga 793 metri.
La scala mobile più corta del mondo è entrata nel Guinness dei primati e ha persino un nome proprio. Il Fuchikaleitora Kawasaki, Giappone, ha solo i 5 gradini ed è lunga solo 83 cm. La maggior parte delle scale mobili, se non tutte, hanno strisce gialle sgargianti lungo i bordi. Queste strisce servono a rendere i bordi più visibili, in modo da non farci inciampare. La luce verde che si vede dal basso appena prima di imboccare la scala svolge la stessa funzione, ovvero ci fa vedere in modo insistente la parte più pericolosa della scala mobile. Molte persone si sentono strane quando salgono o scendono su una scala mobile ferma. Questo perché psicologicamente ci aspettiamo che una scala mobile debba muoversi e quindi quando non lo fa non riusciamo subito ad adattarci a questa sorpresa. Lo stesso vale quando scendiamo o saliamo su una scala mobile fuori servizio. Anche se vediamo benissimo che è spenta, ci prepariamo automaticamente al movimento che ci immaginiamo sotto al nostro piede e pronti già con l'altro a scendere o salire. Scendere, ma soprattutto salire, è più difficile sulle scale mobili piuttosto che su quelle normali. Il primo motivo alla base di ciò è fisico. I gradini delle scale mobili hanno un'alzata più alta e una pedata più ampia, perché sono progettate per ospitare persone ferme. Quando cammini devi alzare il piede più in su e fare dei passi anche più lunghi, il che ti stanca molto più velocemente delle scale normali. E poi mentre cammini le scale si muovono, quindi devi mantenere anche l'equilibrio. Insomma, uno sforzo in più. Il secondo motivo è psicologico, anche qui ti aspetti che i gradini si muovano e il cervello fatica a realizzare che invece non lo fanno. Se ti sei mai chiesto che cosa succederebbe se premessi il pulsante di emergenza delle scale mobili, non preoccuparti. Non aspettarti un divertente effetto domino. Il principio è simile ai freni dell'auto. Gli ingranaggi smettono di girare e i gradini rallentano fino a fermarsi. Non si fermano immediatamente, così danno tempo alle persone di reagire e di afferrare i corrimano per rimanere in equilibrio. Nelle stazioni delle metro che hanno 3 o più scale mobili, potresti divertirti a notare che cambiano direzione in base all'ora del giorno. Ad esempio, in centro ci saranno 2 o più scale mobili che salgono al mattino e scendono la sera, e viceversa in periferia. Questo accorgimento serve a facilitare i grandi spostamenti. La maggior parte delle persone lavora in centro, ma vive lontano dal centro. Queste persone al mattino vanno al lavoro e trovano più scale mobili che si muovono nella direzione che serve a loro. Efficientissimo! Potrebbe sembrarti ovvio, ma lo dirò di nuovo. Quelle colonnine di metallo che a volte vediamo prima delle scale mobili, soprattutto nei centri commerciali, servono a non farvi salire con carrelli della spesa e carrozzine. Alcuni lo fanno, ma consiglio di evitare. Gli scalini sono più alti delle scale normali e il carrello o il passeggino potrebbero ribaltartisi addosso. Ehi, se hai imparato qualcosa di nuovo oggi, allora metti like al video e condividilo con un amico. Ed ecco altri video che penso ti piaceranno. Basta cliccare a sinistra o a destra e ricordati di rimanere sul lato positivo della vita.